Grazie. Vorrei solo esprimere la mia posizione non tanto sulla delibera della consigliera Montella, quanto sul concetto dei bilanci che da sempre per mia formazione, sono stato uno studente del professore emerito Paolo Leon, che giustamente notavano come i bilanci per capitoli di spesa non sono mai perfetti, sono una, diciamo, comodità anche per la ragioneria dello Stato, non solo per il Comune di Roma. Però invece il bilancio più preciso sarebbe quello per progetti, non solo per indicatori, questo voglio dire, non solo per indicatori di cittadinanza, eccetera. Cioè bisognerebbe, secondo me, stimolare le amministrazioni e i vari livelli dell'amministrazione a chiedere risorse su progetti che poi chiaramente questi sono relazionati al numero di persone, alla grandezza del territorio, eccetera. E questo per me sarebbe la cosa. Però ci vuole tempo, nessuno ha mai potuto fare una cosa del genere, questo è il fatto, solo localmente. E quindi io voglio dire che comunque non siamo proprio fuori di ogni competenza, abbiamo delle idee, siamo determinati a portarle avanti. Io purtroppo sono intervenuto tardi e non ho potuto seguire l'iter di tutta la delibera, in maniera di poter intervenire anche a cercare di modificare alcuni elementi. Quindi io ringrazio tutta l'Aula della pazienza e anche ringrazio il Presidente e tutti quanti.